Io del Piemonte ad Alessandria, la festa di Alessandria, CIA è sempre presente con degli stand, con i suoi produttori, noi siamo vicini ai nostri associati e questi momenti di divulgazione del nostro Made in Piemonte o Made in Alessandria ci vede protagonisti come tutti gli anni. Questo evento ci vede ormai storicamente presenti e è un'occasione comunque d'oro anche per far conoscere i nostri produttori qua in Alessandria. Insomma, ripartiamo, questo può essere un segnale di ripartenza a San Baldorino in un momento particolare, quindi anche un segnale di ottimismo dopo due anni passati in maniera diversa, diciamo. Sono davvero una vetrina di tutto quella che è la nostra ricchezza, soprattutto nell'agroalimentare, ma danno soprattutto beneficio a tutte quelle imprese che meritano davvero una valorizzazione e noi abbiamo un agroalimentare davvero meritevole. Di Artona Trafford Academy, che è una SD culturale in cui praticamente si lavora la diffusione della cultura del tartufo del tortonese. Quello che vedremo oggi alla fiera di San Baldorino è una dimostrazione in simulato della cerca del tartufo del lago Tormagnolo. Non dobbiamo essere rapinatori del territorio, ma semplicemente scopritori di questo. Si fa attraverso il cane. Noi addestriamo i nostri cani con un metodo innovativo che punta appunto a garantire l'eticità appunto del metodo anche di addestramento, con un supporto d'addestramento che si chiama tartufo Maiella. Con questo tartufo, che noi diciamo che è uno strumento innovativo di silicone, noi inseriamo e viene caricato con delle essenze di tartufo vero, che può essere bianco, non essenza, l'essenza non viene utilizzata, è utilizzato il tartufo direttamente o fresco o fondamentalmente disidratato. Il cane quindi impara a cercare l'essenza e l'emanazione del tartufo vero e questo strumento permette al cane poi continuamente di avere una cerca sul simulato molto molto simile alla cerca sul reale nel bosco. Ora, esistono tantissime razze con attitudine alla cerca del tartufo, però parliamo razze o anche meticci. In Piemonte per anni si sono utilizzati i meticci. La particolarità del lago Tormagnolo è proprio l'essere ripetibile nelle generazioni come pacchetto totale, quindi sono tante caratteristiche che ne fanno un ottimo cane tartufo, quindi un cane facile. San Baldorino, patrono di Alessandria, sindaco, ma chi era Baldorino? Beh, innanzitutto già sono due Baldorini, uno vero, quello della tradizione, il santo patrono, il santo eremita, che ogni anno ricorre, ricordiamo con grande deferenza e rispetto. Poi sul tema Baldorino è nato anche un altro Baldorino, che è quello inventato, che è un'invenzione di Umberto Eco, quando scrisse appunto il libro Baldorino, che è una figura centrale di questo romanzo, figlio tra l'altro di Cagliaudo Aulari, che diventa un personaggio importante alla corte di Federico I Barbarossa. Quindi su Baldorino c'è una tradizione, che è una tradizione vera, che è una tradizione sacra, che è il santo patrono, ma dall'altra parte c'è anche una tradizione romanzata e letteraria molto affascinante che viene dalla cultura e dall'intelligenza di Umberto Eco.